È una triste giornata per tutti i telespettatori di Italia 1 che hanno dovuto dire addio ad una vera e propria icona della loro infanzia, di chi si tratta. In queste ore il mondo dello spettacolo sta piangendo la scomparsa di una delle icone di una serie televisiva cult, la più vista di sempre. Andiamo quindi a vedere cos'è successo e chi ci ha lasciato nelle ultime ore. Giornata triste per tutti i telespettatori dell'emittente Mediaset, via Pixabay, giornata triste per tutti i telespettatori italiani, visto che nelle ultime ore si è spento Joey. Tata di Beverly Hills 90210. Tutti coloro che sono cresciuti con questo telefilm hanno accolto la notizia con grandissima tristezza, la stessa che si avverte quando scompare un volto dello spettacolo che diventa negli anni familiare, e questo è successo con l'intero cast di Beverly Hills 90210. Infatti tutto ciò è accaduto anche con Brandon, Kelly, Donna, Steve, Brenda, Dylan, David e tutti gli altri hanno segnato un'epoca, o almeno hanno lasciato il segno in chi è cresciuto in quegli anni. Per qualcuno Joe Tata ha interpretato un ruolo minore, ma il suo personaggio era parte integrante di uno dei luoghi simbolo della serie TV, il Peach Pit. Infatti questo era il loro punto fermo negli anni. Ed è anche il bar in cui ha lavorato Brandon, diventato amico fraterno di Ned. Ed era proprio Ned il personaggio di Joe Tata, l'attore morto oggi di Beverly Hills. Joe si è quindi spento all'età di 85 anni, con l'attore che qualche anno fa gli era stato diagnosticato l'Alzheimer. La figlia aveva avviato una raccolta fondi online per le cure dell'attore. Lutto Italia 1. Morto Joe Tata di Beverly Hills 90210, aveva 85 anni Joe Tata durante la fiction, via web source, l'annuncio della morte di Joe Tata è arrivato tramite un suo collega di set. Stiamo parlando di Ian Ziering, che nella serie TV ha vestito i panni del frizzante Steve Sanders. Nello stesso post in cui ha detto addio a Joe Tata, Ian ha ricordato altri volti della serie venuti a mancare negli ultimi anni. Infatti l'uomo ha menzionato anche la scrittrice e produttrice Jessica Klein e l'attrice Denise Dawson, ma è impossibile non ricordare anche Luke Perry, che interpretava Dylan McKay, scomparso anche lui nel 2019. Ziering sul suo profilo Instagram ha quindi scritto, "Joe era veramente eccezionale. Inoltre sono diverse le persone che lo hanno definito un uomo generoso, saggio e felice." L'uomo ha poi continuato rivelando che il Peach Pit fosse scenografia di Beverly Hills sembrava in realtà che fosse il set di una serie tutta incentrata su Ned. Per loro giovani attori del cast è stato un leader, così lo ha definito. Anche nello spin-off di Beverly Hills 90210, Joe è tornato nel cast nei panni di Ned. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.